Buongiorno a tutti. Come avete visto prima, c'era un pacco. Quel pacco dovevo spedirlo stamattina, ma ovviamente qualcosa doveva andare storto. Dopo una bella fila mi sono accorta che non avevo il cellulare dietro con i dati per la spedizione. Però insomma, ho chiesto informazioni sul pacco e comunque non l'avrei potuto spedire perché andava un po', insomma, andava della carta. Allora sono andata nella cartoleria qua sotto e ancora la bellezza delle 9 non è aperta. Vabbè, ci andrò dopo nel pomeriggio, tanto devo uscire e poi forse lo spedirò domani mattina. Ora devo fare colazione ancora e pensavo di preparare dei pancake, direi, sì, con questa farina. Non so se lo vedete, sì. Farina di canapa, la adocchiavo da tanto tempo perché ha 30 grammi di proteine per 100. Ha 9 grammi di grassi per 100 sempre e 13 grammi di carboidrati. Ora, sicuramente farà schifo, ma non voglio partire col presupposto che faccia schifo in realtà, però proviamoci. Bisognerà secondo me molto mascherarla, quindi farò, dato che a colazione ho 40 grammi di farina, avena, quelle cose lì, proverò a fare 20 grammi di questa. Non sarà un grandissimo apporto proteico, però insomma aiuta. E 20 grammi di una farina aromatizzata, già dolce, così da coprire, e speriamo venga bene. Comunque questa la trovate su Nutbody, nella linea Fiori di Loto. Ora cuciniamo. Allora, per fare i pancake andrò a utilizzare questo. Me l'aveva spedito circa un anno fa, credo sia stata la mia prima collaborazione, un sito un sito di nome Banggood. Sto morendo. Vabbè, comunque penso l'ho trovato un po' ovunque. E all'inizio non lo sapevo usare, ho avuto conferma da altri che non lo sanno usare, ho imparato ad usarlo, è perfetto. Seguitemi. Follow me. Allora, come vedete la padella deve essere anche più grande di questa, ce l'avete, perché deve aderire molto bene, o se no vi esce dai lati il liquido. E con questa non esce, però comunque più ce l'avete grande meglio è. E poi basta, si stacca molto facilmente, dopo lo vedete. Allora, devo stare stortissimo. Consistenza morbidissima. Prima avete visto che ho assaggiato, non ha un sapore forte, un sapore particolare, tipo, non so, la farina di piselli. È molto delicata, infatti ne ho messa di più rispetto ai 20 grammi che avevo detto. Ci sto. Sa un pochino di erba. Però insomma, se la mescolate con altre farine, ci mettete degli altri sapori, si maschera un po' e ci sta. Forse un pochino di spinacio, so. Ci sta, provata. Potete provarla. Allora, mi sono appostata qua in sala. Non so se l'avete notato, ma i miei non ci sono. Quindi mi posso spostare ovunque e parlare ovunque. Che meraviglia.
e sono tornati al mare con mia nonna perché deve respirare un po' di aria di mare, vabbè, quindi io sono a casa da sola. Volevo parlarvi di una cosa che mi chiedete spessissimo, come leggere una tabella nutrizionale e su cosa mi baso, su cosa valuto prima di comprare un prodotto. Allora, sarà molto difficile per me. Io ho sempre un pochino dato un'occhiata agli ingredienti, alle tabelle nutrizionali, comunque con mia mamma. Lei ci ha sempre un pochino dato un occhio. Ora ovviamente si è intensificato il mio darci un occhio. Non dico che sia una cosa ossessiva, però insomma quando trovo un prodotto nuovo io lo valuto. Cioè mi viene naturale guardare com'è fatto e di ingredienti e di macronutrienti. Allora io qui ho preso un po' di cose, però non so farvi dei buoni paragoni. Diciamo che io guardo molto il quantitativo di zuccheri, bisogna guardare in un prodotto. Però vabbè, se prendete del pollo, della carne, ovviamente lì non bisogna guardarlo. Però insomma, se andate, dovete scegliere dei carboidrati, qualcosa per la colazione, ecco, io vado a valutare molto il livello di zuccheri che c'è nel prodotto. E, per esempio qua ho due scatole di Digestive, sono due marchi diversi, però sono biscotti, facciamo così. E questi qua sono col cioccolato, questi qua li prendo all'Eurospin. Mi hanno fatto impazzire per un po' di tempo, però adesso non mi fanno più né caldo né freddo. Questi invece li ho presi in un supermercato in Croazia. Allora, per esempio, entrambi hanno lo zucchero come ingrediente, quindi non sono biscotti senza zucchero. In questi qua, il terzo ingrediente, il quarto forse, è lo zucchero. Vabbè, ovviamente vanno in ordine decrescente, quindi il primo ingrediente che avete è quello che avete in quantità maggiore. E questo qua, questi biscotti per 100 grammi hanno 62 grammi di carboidrati e 16 grammi di zuccheri. Ovviamente se andate su biscotti senza zuccheri, proprio senza niente, avrete 0 di zuccheri. E poi avrete un quantitativo di polioli, si chiamano così. Non chiedetemi però di più. Invece questi qua hanno per 100 grammi 61 grammi di carboidrati e 22 grammi di zuccheri. Hanno più zuccheri, ma un filino in meno di carboidrati. Adesso non so bene come si siano queste cose. E lo zucchero è più in basso qua, in quel quinto posto, quindi in effetti ce n'è di meno qua. Quindi diciamo che se dovete prendere i due prodotti, scegliere quale prendere, consiglio di prendere questi qua, perché hanno un quantitativo di zuccheri minore, ovviamente valutandoli è meglio. Poi se trovate altri biscotti, poi vanno anche a preferenze di gusto, ovviamente date un occhio insomma a queste cose. Quando trovate un nuovo prodotto, guardate il quantitativo di zuccheri. Ora io non so dirvi quanti zuccheri è meglio prendere rispetto a questi qua, comunque hanno cioè non li mangio tantissimo, li ho presi un po' come sfizio. Però diciamo che tutti i biscotti, anche così della Mulino Bianco, quelle cose, hanno un alto quantitativo di zuccheri sicuramente. Più poi se andate su quelli con zucchero sopra, con cioccolato, con creme, farcitura, ovviamente gli zuccheri aumentano. Se andate su un biscotto classico rustico, in teoria dovrebbe essercene di meno. Poi ovviamente dovete valutare comunque anche gli ingredienti. Qua gli ingredienti siamo più o meno gli stessi. Qua, ecco, forse sono fatti un po' meglio perché c'è farina fiocchi d'avena, farina integrale di frumento. Qua c'era solo farina, ecco, questa è farina bianca. E c'è l'olio di palma, per esempio, in questi qua. In questo qua c'è l'olio di girasole alto oleico, che non so bene cos'è. Quindi diciamo che per ingredienti e per quantitativo di zuccheri questi qua sono meglio. Poi ovviamente magari anche qua il quantitativo di zuccheri comunque è alto. E ecco, se voi spesso mi chiedono ma è meglio gli ingredienti, meglio valutare gli ingredienti e i macronutrienti, sicuramente sono importanti entrambi. Però forse se i macronutrienti sono perfetti, poi andate a leggere gli ingredienti e insomma non sono proprio il massimo, ovviamente dovete valutarli voi. Se li prendete per quella volta lì perché li volete assaggiare, ok. Se però invece sono un alimento quotidiano nella vostra vita, ovviamente lì bisogna farci più caso. Poi per esempio i cereali da colazione, i cornflakes, solitamente quelli hanno parecchi zuccheri.
anche quelli si aggirano intorno ai 22 grammi secondo me, e di solito sono sempre il terzo o il quarto ingrediente. Io ho trovato al Lidl 500 grammi a 99 centesimi, tipo pochissimo, questi cereali qua. Adesso io non ho la confezione, comunque sono semplicissimi cereali di mais. Questi qua, io non so come, per quando, per cosa, hanno solamente 5 grammi di zuccheri per 100. Insomma, quando andate a mangiare 50 grammi capite bene che praticamente non c'è un livello di zuccheri. Poi gli zuccheri aggiunti ci sono, cioè c'è dello zucchero bianco. Quindi dovete un po', se trovate marchi, sottomarchi, che comunque vedete che il livello di zuccheri non è altissimo, dovete darci un occhio, ecco. Se comunque sono cereali che caratterizzano la vostra vita nel quotidiano. E poi io dico sempre che se volete provare delle cose per sfizio è ovvio che amen, vedete se vi ispira una cosa o si prova. Poi quello che volevo dirvi, che ho saputo da Dario Bersanini, non so se lo seguite, io lo seguo su Instagram, ma soprattutto ve lo consiglio su YouTube perché fa molti video. Lui è un chimico, biologo, qualcosa del genere, e lui aveva parlato su Instagram che la percentuale, la grammatura massima che bisognerebbe assumere in un giorno per un adulto medio che assume 2000 calorie al giorno sono 50 grammi di zucchero. Ancora meglio sarebbe usarne la metà, quindi 25 grammi, l'ho guardato anche prima sul sito dell'OMS. Ora, mi ricordo che Bressanini aveva detto che tipo una bevanda di Coca-Cola, per esempio, una bottiglietta, apporta 50 grammi di zucchero. Quindi insomma, io adesso vi ho parlato di qualcosa per la colazione così, ma se poi vogliamo andare a parlare delle bibite che ci sono in giro, tè, Coca-Cola, Fanta, uno dice vado a prendermi un semplice tè fuori, non è assolutamente una cosa salutare. Ovvio, se lo fai una volta, amen. Però se è una cosa abitudinaria, che lo fate voi con i vostri bambini, li portate a prendere un succo di frutta, c'è anche quelli lì, bisogna assolutamente darci un occhio a queste cose. Ora io non dico fiondatevi sulle bevande senza zucchero, perché anche quelle lì comunque, tipo la Coca Zero, che tutti quanti la prendono, ah, Coca Zero, Coca Zero là, è piena di aspartame e acesulfatame K. Due dolcificanti artificiali che ci sono, se non erro, avevo letto tempo fa delle dimostrazioni scientifiche, correlazioni col cancro o comunque altre problematiche. Quindi cioè, non è neanche quella lì una scelta salutare, e in questo caso la gente si basa solo sul fatto che ha zero calorie, quindi ha zero calorie, quindi non mi devo preoccupare. Invece ti devi preoccupare, perché se ne bevi insomma 2 o 3 a settimana è già abbastanza, perché poi diciamo se siamo nel mondo fit ci accogliamo sempre a questi prodotti con zero zuccheri, e quindi sempre durante la giornata c'è qualcosa caratterizzato da zuccheri artificiali, oltre che lo zucchero bianco. Diciamo che non si potrà mai stare sicuri al 100%, perché c'è sempre qualcosa che comunque ci danneggia. La cosa migliore sarebbe allontanarsi da entrambe le parti, sia dallo zucchero che dai dolcificanti artificiali. Però ovviamente non è una scelta facile per il palato, perché ovviamente non possiamo rinunciare a tutto. Quindi cioè non demonizziamo né lo zucchero, non demonizziamo né gli zuccheri artificiali e né esaltiamo troppo entrambi. Comunque, per esempio, questo prodotto qua è la nuova linea della Kellogg, sono senza zuccheri aggiunti. Ma cosa vuol dire? Non ha zucchero bianco, ma ha degli zuccheri. A parte che intanto gli zuccheri li trovate ovunque, perché gli zuccheri ci sono anche nella farina. Tipo qua ho della farina di castagne, vi ho preso, e ha 17 grammi di zuccheri. Holmes si riferiva soprattutto al... Dobbiamo calcolare soltanto i cucchiaini di zucchero che aggiungiamo ogni giorno al tè o al caffè, perché 50 grammi corrispondono a 12 cucchiaini di zucchero. Per quanto riguarda gli zuccheri aggiunti, infatti l'OMS si riferisce anche a quelli contenuti negli sciroppi, nei succhi di frutta, nelle merendine, nei biscotti, negli yogurt, nelle caramelle, negli snack dolci. Prodotti salati anche suggerisce, infatti se andate tipo a prendere delle brioche salate hanno degli zuccheri aggiunti, perché spesso lo zucchero è utilizzato comunque come ingrediente anche nei salati, anche salsa in tubetto, conserve in lattina.
Ecco, una bibita gassata in lattina potrebbe già contenere oltre la metà del totale di zuccheri aggiunti da non superare al giorno. Detto ciò, ho provato un sacco, ci vediamo ai prossimi pasti. Allora, sono le 7, quasi le 7, no, sono quasi le 8. Nel pomeriggio sono stata da Brian e sono stata un'oretta che l'ho aiutato a far chiusura al bar e ormai sono diventata bravissima. Comunque adesso sono tornata a casa e adesso vado da lui per cena. Porto, lo faccio vedere. Allora, mi porto come fonte proteica tofu. Questo qua l'ho trovato al Lidl e non costa tanto, 1,29 euro tipo, questo panetto qua. E poi qua ci abbiamo l'insalata rimasta da oggi, carote e pomodori. E volevo chiedere, mi sono accorta che oggi quando vi parlavo dei macros così, del come leggere le tabelle nutrizionali, mi sono fermata solamente agli zuccheri e ai carboidrati. E infatti poi oggi quando mi preparavo ho pensato ma le proteine e i grassi, quindi se vi è interessato l'argomento, come valuto un po' le cose, nel prossimo video vi parlo dei grassi e delle proteine, lo farò insieme così almeno non facciamo 8000 video. Quindi se vi è interessato, volete sapere come valuto anche quando prendo, dato che soprattutto prendo, non so, burger, veg o vegetariani, e come valuto insomma lì in quel caso i macronutrienti, come la tabella nutrizionale, gli ingredienti, quindi votate qua o qua, non mi ricordo, da un po' che non faccio, quindi non mi ricordo, e fatemi sapere se vi va bene, così il prossimo video ne parlo. Detto ciò, la merenda è stata con una mela, mi sono portata da Brian. Ultimamente le mie merende sono con la frutta, perché non mi va di portarmi yogurt, di portarmi proteine in polvere o altre cose, non sapevo cosa portarmi appunto. Quindi, dato che non mi va di sforzarmi, sono andata di frutta e quella va giù sempre benissimo. Ecco, al massimo un po' di frutta secca se ho ancora fame. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Grazie per averlo visto. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. E al prossimo, ciao!